dell'Est Veronese. Quindi insieme al Presidente Bianchi chiamo Maurizio Danese come esponente, componente di giunta in rappresentanza di questo territorio. Addirittura l'abbiamo sdoppiato in due gruppi e poi capirete perché. Quindi salite il primo gruppo, parliamo di un territorio di quasi 18.000 imprese, si passa dalle 150 del comune di Palù o di Selva di Progno alle 2.500 di San Bonifacio. E quindi Maurizio e Danese e Presidente Bianchi li chiamo qui vicini al primo premiato. Il primo premiato che è il numero 50, sì sì, ma aspetto i premianti, arrivo, ecco qua. Il numero 50 che è Cirillo Andreis di Illasi, che svolge l'attività agricola dal 1978 con specializzazione in viticoltura, frutticoltura e olivicoltura. Quindi Cirillo Andreis, un applausone. Prego. Oh, io ringrazio del riconoscimento, però siccome che il discorso è sulla fedeltà, la fedeltà per me è fondamentalmente sulle scelte fatte. Io ho avuto la possibilità, sono stato fortunato, penso che tanti di voi lo siano stati, di poter scegliere quello che si vuol fare. Però non solo sceglierlo perché c'è bisogno di vivere, è importantissimo, quindi c'è il discorso dei soldi che purtroppo vengono messi sempre al primo posto, ecco, sceglierlo anche in base a dei valori. Quindi ha delle voglie che uno ha di esprimersi nella vita. Quindi importante, e questo io spero che sia un augurio che faccio ai giovani e soprattutto a noi che siamo ormai di una certa età, ecco, stimolare nei giovani la voglia di poter essere se stessi, ma non mettendo al primo posto i soldi, se possibile, ma altri valori, che può essere la natura, che può essere la solidarietà, che può essere soprattutto la giustizia tra di noi. Grazie. Grazie signor Cirillo Andreis, e rimaniamo a Illasi. Illasi fa un po' la parte del leone, vedete, nella premiazione dell'Est Veronese. Il signor Antonio Bonamini inizia a svolgere l'attività agricola nel 66 con il padre mezzadro, coadiuvandolo nella gestione dell'azienda. Nell'80 ha cominciato ad acquistare insieme alla famiglia i terreni, svolgendo principalmente l'attività di viticoltore. Quindi un applausone ad Antonio Bonamini. Complimenti. Rimaniamo sul Bonamini come cognome, ma ci spostiamo verso Tregnago e ritirano il premio. Io avevo scritto Mario e Marco, invece c'è... Solo? È solo? Lei che è anche Marco? Lei? Lei? Mario, ritira Mario, volevo sapere. Ritira Mario Bonamini, che inizia la sua carriera lavorativa del maestro del ferro battuto nel 1958 alle dipendenze di un'istituzione che è... Berto da Cogollo. No, nel 58 io ho cominciato ancora nel 52. Là. Nel 52 ha cominciato, non nel 53. Nel 53, vedete che qui gli abbiamo abbonato 5 anni perché volevamo farla sembrare più giovane. Ancora 13 anni non aveva. Benissimo, e rimane fino al 65 quando insieme al fratello inizia un'attività in proprio, la Fucinarte, attiva fino al 95, e realizza tutta una serie di opere significative. Qua lo vediamo al lavoro, ma cito il candelabro realizzato nel 96 per il Cenacolo in Terra Santa a Gerusalemme, il monumento Don Luigi Zocca a Sprea di Badia Calavena, calici a forma di ulivi per celebrazioni sacerdotali e candelabri sull'urna della chiesa di Santa Chiara d'Assisi. Attualmente collabora con il figlio nella progettazione e nell'esecuzione di un parapetto artistico commissionato da un architetto per una villa ottocentesca di New York. Un applausone! Complimenti. Prego. Grazie quindi al signor Mario Bonamini, una fotografia. Prego. E passiamo al signor Silvio Pagliarini del Centro Produzione Infissi di Silvio Pagliarini.
L'impresa fonda le sue origini nell'azienda fondata dal padre Luigi, specializzata nella fornitura di serramenti. Nel 77 i figli trasformano in una società, nel 90 Silvio rileva la società con la moglie Ivana, costituendo un'impresa a conduzione familiare. Esegue lavori di pregio con la collaborazione di numerosi dipendenti, con molti anni di fedeltà sulla base di una filosofia ben chiara: la qualità nasce per tutti, ma non da tutti. E nell'immagine abbiamo Villa dei Cedri a Colà di Lazise, che è una villa per cui hanno lavorato. Grazie. Complimenti. Ci vediamo dopo. Prego. Chiamo quindi Pietro Zoppi, che era lui, che era dipendente, non l'ho citato, però è dipendente dal 73 del Centro Produzione Infissi di Pagliarini. Quindi c'erano titolare e dipendente. Bene, quindi. Poi passiamo al signor Luigi Mario Conterno, e che ci ha scritto anche lui una lettera bellissima. Io vorrei sapere se qualcuno sa che cos'è, ma lo sapete tutti, cos'è la sessola? Cos'è la sessola? Un attrezzo per tirar su i semi, la farina, l'unità di misura della... Benissimo. E nella lettera che ci ha scritto il signor Luigi Mario Conterno ci ha parlato appunto dell'azienda che affonda le sue radici nel 1925, quando Giovanni Conterno apriva Cellore di Lasi, una cooperativa di consumo, e poi un negozio con il suo bel bancone a dividere sacchi di merce con la bocca spalancata e la sessola, come nella fotografia, impiantata nel mezzo, dove si vendeva a peso spezie e caramelle. Il negozio è naturalmente un'istituzione per la non grandissima frazione di Cellore di Illasi, quindi non teme la grande distribuzione, poco, diciamo, e quindi un grosso applauso a Mario Luigi Conterno. Complimenti. E rimaniamo a Cellore di Illasi con il signor Giuseppe Ferrari, che nel 72 decide di aprire un'attività specializzata nella costruzione di scale su misura, allargando negli anni le lavorazioni all'alluminio con la creazione di serramenti, zanzariere e tende da sole. Oggi lavora con il figlio e la moglie. Un applauso anche per lui. Complimenti. Ci spostiamo invece un po' più verso Verona con San Martino Buonalbergo, la Grisi Fratelli, signor Domenico Grisi, presidente della società, che nasce nel 62 come Nucca & Grisi con la licenza di drogheria all'ingrosso. Nel 75 esce il socio Nucca, diventa Grisi Fratelli e dall'80 la società si associa a Leckerland, importante gruppo di acquisto di grossisti in tutta Italia, rifornendo bar, tabacchi, supermercati, campeggi e quant'altro. Accanto al signor Domenico, anche in questo caso, sono entrati in azienda i due figli, Emanuela e Andrea. Quindi anche in questo caso il passaggio generazionale si è compiuto. Grazie. Passiamo poi al signor Lino Crema di Cologna Veneta, della Interauto, che inizia il suo apprendistato in un'officina a Minerbe all'età di 18 anni, e dopo un periodo passato a Milano nel 60 rileva un'officina a Cologna Veneta. Nel 92, anche in questo caso, entrano a far parte dell'azienda il figlio Giampaolo e la moglie Anna Maria. L'attività spazia dall'officina al gommista, l'elettrauto, sino ad arrivare alla vendita di auto con il supporto di circa 10 collaboratori, tutti qualificati. Grazie al signor Lino Crema. Signora. Monteforte d'Alpone, la signora Annalisa Marcazzan, che inizia il suo apprendistato subito dopo le medie, appassionatasi al lavoro di parrucchiera, decide di frequentare la scuola professionale, così nel 76 a 18 anni apre una propria attività. Dal 2005 nel negozio lavora con la collaborazione anche della figlia e, nonostante l'alluvione subita nel 2010, l'attività prosegue con soddisfazione. Un applauso per Annalisa Marcazzani. Colognola ai Colli, Olearia Val di Illasi di Filippozzi Roberto, c'è il signor Roberto. L'azienda nasce nel 76 come commercio all'ingrosso di oli vegetali. Negli anni 90 la richiesta del mercato permette di ampliare l'attività con la raccolta di oli esausti non solo nel territorio locale, ma anche in altre regioni. Complimenti a Roberto Filippozzi.
Torniamo ad Illasi, che come vi dicevo fa la parte del Leone con la società agricola Fasoli, Vincenzo, Mario e Michelangelo. C'è Vincenzo Fasoli e l'immagine che sta, sento un po' rumoreggiare il pubblico, la spieghiamo così. Dopo anni di allevamento di tacchini, conclusosi nel 2006, l'azienda ha orientato la sua attività verso la coltivazione della vite. Esatto? Quindi un applauso anche per Vincenzo Fasoli. E c'è adesso la signora Lorena Bresciani, che è dipendente dal 1976 dell'AIA di San Martino Buon Albergo. Sto parlando piano perché così qualcuno arriverà a premiare. Prego. Quindi complimenti alla signora Lorena Bresciani. E poi abbiamo dopo la fotografia si prepara, si scalda il signor Nello Varalta, dipendente della Borromini SRL di Colognola ai Colli. Prego signor Nello, dipendente dal 1976 al 30 aprile 2012. Quindi è un beato pensionato adesso, esatto? Grazie al signor Nello. E concludiamo il primo gruppo in realtà dell'Est Veronese con il signor Giorgio Veronese, dipendente del gruppo Pizzolo di San Martino Buon Albergo. Nella fotografia vediamo il gruppo Pizzolo nelle prime attività agricole. Il signor Giorgio Veronese ha finito un po' prima del signor Nello perché è stato dipendente dal 76 al 31/12/2011, per cui 4 mesi in più di pensione per il signor Giorgio. Auguri e buona continuazione.